l'ho detto, dopo due interventi c'è stato l'intervento del compagno Montagnoli, che è il coordinatore nazionale della Allora, io intanto vi ringrazio di avermi invitato oggi, anzi di averti invitato a discutere con voi in questa assemblea organizzativa. E mi pare che dagli interventi che ho sentito e dalla relazione di Walter, credo che ci sia molta carne al fuoco. Carne al fuoco alla quale io cercherò di contribuire in qualche modo. Allora, intanto vorrei raccogliere l'invito che ha fatto nella relazione Walter, e cioè l'importanza di strutturarsi e di organizzarsi anche come inquilini all'interno della FUB, per tutta una serie di ragioni che, voglio dire, possiamo individuare. In parte sono venute fuori nella vostra discussione, anche nell'ultimo intervento di Giovanni, anzi Gianni. È importante che mi chiami Giovanni. No, insomma, io credo che l'esempio di Milano, perché io, voglio dire, faccio il coordinatore della CUP, ma sono a Milano, e credo che il rapporto fra CUP e Unione Inquilini, stretto e in simbiosi, sia uno dei motivi del successo dell'organizzazione. Voglio dire, se l'Unione Inquilini è cresciuta, è perché aveva questo tipo di rapporto. Se la CUP nel suo complesso ha avuto dei riflessi positivi, è perché c'era Unione Inquilini. Cioè, questa è la base, è il ragionamento, credo, che dovremmo portare come esempio. Come esempio per, come dire, per costruire questa integrazione. Voglio dire, questo è una cosa che noi abbiamo purtroppo sviluppato poco in questi anni, però potremmo insieme svilupparlo molto di più. Cioè, è chiaro che il ragionamento della casa completa in modo assoluto uno dei punti cardine delle iniziative e delle lotte della CUP. Cioè, voglio dire, adesso noi andiamo a uno sciopero generale il 14 di novembre. Il 14 novembre uno dei punti, insieme agli altri, poi ci ritornerò sopra, è il diritto alla casa. E adesso noi, in preparazione di questo sciopero generale a Milano, andiamo a preparare una 3 giorni che va dall'8 al 10 di ottobre. L'8 perché andremo insieme a protestare e a organizzare la contestazione a Renzi e ai primi ministri economici e primi ministri che verranno a Milano e capi di Stato, e andremo tutti insieme a fare questa cosa, e poi il 9 al tribunale e il 10 nella marcia conclusiva lo sfratto. Perché? Perché noi siamo l'obiettivo è lo stesso, fondamentalmente, e il diritto alla casa, lo ripeto, si intreccia con il diritto al lavoro. Cioè, sono due diritti ineludibili che garantiscono la dignità ai lavoratori, ai pensionati, ai cittadini, alle classi popolari che noi cerchiamo di rappresentare. Perché poi, guardate bene, non so se tutti quanti, cioè qui la vicinanza tra CUP e Unione Inquilini, voglio dire, a parte alcuni casi, non è eccessiva, però lui ricordava l'esempio di Leonardi prima. Nella CUP si è svolto uno scontro notevole tra l'RDB e il resto della CUP. Ma su che cosa era basato questo scontro? Sul concetto di sindacato. Per noi il concetto di sindacato è un sindacato federale, è un sindacato in cui non c'è un centro che comanda, è un sindacato in cui le risorse sono distribuite nel territorio. Cioè, noi sosteniamo e pratichiamo il fatto che le risorse, cioè che poi l'unica risorsa che abbiamo noi fondamentalmente sono le deleghe che pagano gli iscritti, i lavoratori, rimangono all'80% nel territorio e vengono incassate e gestite dal territorio. E credo che questa sia la differenza fondamentale tra noi e RDB-USB.
perché loro pensano che tutte le risorse vanno centralizzate in un centro di comando. Ma guardate che quel modello lì, che pure sembrava, sta esplodendo perché rispetto alla crisi, rispetto ai tagli che ci sono, rispetto al taglio dei distacchi sindacali, perché noi, voglio dire, i distacchi sindacali mica ce l'abbiamo, quelli che ci sono autofinanziati dall'attività, come voglio dire, l'Unione Inquilini di Milano, cioè le deleghe dei lavoratori pagano alcuni pochi limitati distacchi sindacali e tutto il resto dell'attività è volontà. Ma perché sta in piedi il nostro meccanismo e la CUP si è affermata a livello nazionale? Ma perché è basato sul concetto di responsabilità. Cioè io apro una sede in un posto, in una provincia, e quella sede me la gestisco io, le risorse le incasso io e l'utilizzo e la destinazione di queste risorse le decido io, non è che le decide un centro ipotetico e mi spiega quello che devo fare. È una bella differenza. E se c'è da mettere del lavoro volontario e dei soldi del scambio, lo faccio io e lo decidiamo lì, e allora accade questa cosa qui. Ma non accadrebbe se ci fosse una centralizzazione delle risorse, ma perché chi me lo fa fare? È del tutto evidente questa roba qui, no? E questo è un modello che regge e che sta reggendo e si sta sviluppando, malgrado tutte le crisi del mondo. E mentre io credo che l'altro modello, quello portato avanti da OSB, sta andando verso l'implosione. L'implosione perché le risorse centrali stanno venendo messe in discussione. Cioè quando si dimezzano i distacchi sindacali, su cui si fondava tutto il sindacato, o come quanto sta accadendo adesso, mi telefonano decine di enti locali, ospedali, regioni, che chiedono i soldi di OSB. Perché quando questi hanno fatto il sindacato RDP, hanno splafonato in modo impressionante i permessi sindacali. Sono andati avanti a costruire un sindacato basato su permessi sindacali non dovuti. No, c'è stata un'esatta interpretazione. Beh, un'esatta interpretazione. Allora, l'esatta interpretazione è così. Il comune di Bologna l'altro giorno mi ha chiamato e mi ha detto che sta chiedendo 110.000 euro arretrati. La regione Emilia Romagna mi ha comunicato che chiede 60.000 euro. La provincia di Bologna, tanto per fare un esempio, ma ce ne sono molti altri, 30.000 euro. L'ospedale di Legnano, tanto un altro esempio, 60.000 euro e così via. Parliamo di milioni di euro che si stanno accavallando in questi giorni. Ma perché quel modello sindacale si presta a queste questioni qua? Non è che è una errata interpretazione, qui sono milioni che stanno fallando. E guardate che io ricevo tutti i giorni da un po' di tempo queste informazioni, non tutte, da alcuni enti locali, da alcune regioni, perché la risposta di RDB, anzi di USB adesso, del loro avvocato, alle richieste fatte di rimborso è stata: guardate che l'RDB e l'USB non hanno niente a che vedere l'una con l'altra, e quindi quando l'RDB ha chiesto questi permessi era RDB CUP, quindi telefonate alla CUP. Allora veniamo a sapere di questa roba qui. Ma persino la provincia del Medio Campidano mi ha telefonato qualche giorno fa e mi ha mandato un'email nella quale dice che deve avere indietro solo 300 euro. Però per dire come ormai la roba è generalizzata su tutto il territorio nazionale. E credo che questo sarà un altro punto di crisi gigantesco, unitamente alla questione dei distacchi sindacali. Questo per dire, poi non mi interessa tanto quello che fanno loro. Il problema è che dire che è un modello sindacale che va al fallimento. Questo è un pochino la questione. Quindi noi cosa proponiamo? Un sindacato diverso, un sindacato di base, un sindacato fondato sul conflitto e sulla partecipazione, che si fonda sulla lotta. E su questo noi stiamo organizzando, insieme con tutti i sindacati di base, con i movimenti sociali, con tutti quelli che, con gli studenti, lo sciopero generale per il 14 di novembre.
con manifestazioni decentrate, con questa parola d'ordine all'ordine del giorno. Lavoro, e quindi la manifestazione che facciamo l'8 contro Renzi e contro i suoi pari, il diritto alla redistribuzione della ricchezza, perché l'altro punto qui è l'ineguaglianza che è aumentata in modo drastico in questi ultimi 20 anni, per cui i cittadini italiani in generale sono diventati molto più poveri, i lavoratori in particolare, i pensionati sono diventati molto più poveri, mentre i padroni sono diventati molto più ricchi. Voi sapete che c'è stato uno spostamento di ricchezza negli ultimi 20 anni calcolato dalla Banca d'Italia da salari a profitti pare a 1.200 miliardi di euro grazie alla politica sindacale salariale fatta da CGIL e CGIL, non quattro cose, da salari ai profitti che sono poi stati utilizzati per l'esportazione di capitali, non è che sono andati in fabbriche e investimenti, sono tutti in Svizzera e da altre parti. Qui sono 180 miliardi all'anno che volano all'estero, non 2 lire. L'Italia è un paese ricco, ma ricco tanto. Il problema qual è? Che questa ricchezza va in mano sempre a meno persone, la ridistribuzione del reddito diventa sempre più ineguale, ormai siamo a livelli americani, no? Per la ridistribuzione del reddito, e questa ridistribuzione del reddito in Italia va all'estero sotto forma di esportazione di capitali. Questo è. L'altro punto che noi rivendichiamo è la democrazia sindacale, cioè il fatto che non c'è più democrazia nelle fabbriche, gli accordi che vengono fatti servono per impedire la democrazia, tipo quello del 10 gennaio fatto a CGIL e CGIL, contro il quale noi ci ribelliamo, nel senso che la CUP ha deciso che non firmerà mai quell'accordo. Non si presenta più alle elezioni, dove viene richiesto non si presenta più alle elezioni del RSU, e faremo un'altra cosa, andremo a eleggere i nostri delegati tra i lavoratori con lo schema di una volta, tutti elettori, tutti eleggibili, una testa a un voto, senza nessun vincolo, e lo faremo anche sui cancelli se sarà necessario. Quello che noi dobbiamo ricostruire è la credibilità del sindacato. Perché qualcuno diceva prima, il sindacato oggi è completamente sputtanato, ma è chiaro che è sputtanato, perché fa esattamente il contrario di quello che dice. Fa accordi per licenziare migliaia di persone, guardate l'ultimo accordo all'Italia, 1.800 licenziamenti. Ma sì, voglio dire, come facciamo a dire difendiamo il lavoro se firmiamo un accordo sindacale che dà 1.800 licenziamenti? Ci vuole anche coerenza in queste cose qui. Un sindacato non può scambiare i propri permessi sindacali per i diritti dei lavoratori. Bisogna anche cominciare a fare un'altra cosa. Gli accordi di merda non si firmano e io rinuncio ai miei permessi sindacali. E questa è la questione che bisogna recuperare. Una credibilità, una coerenza, una serietà. L'altro punto è i diritti per tutti. Diritto alla casa, reddito garantito, la scuola, il diritto dei migranti alla parità di diritti. Queste sono le questioni sulle quali la CUP si prepara a fare un sciopero generale. E noi chiediamo all'Unione Inquilini di essere parte di questo progetto, di essere parte integrante della CUP, e credo che anche con gli strumenti che ha la CUP, che magari illustra poi Paolo, la questione del CAF, la questione del patronato, si può fare molto insieme e anche per, voglio dire, per attivare quelle risorse necessarie a far funzionare l'organizzazione dell'Unione Inquilini. E anche da una sinergia tra noi, tra il resto della CUP, cioè delle organizzazioni che organizzano i lavori, i lavoratori. E poi a molti di questi lavoratori sono anche, voglio dire, hanno il problema della casa, sono affittuari e quant'altro. Quindi costruire una sinergia diventa importante per tutti e per far crescere anche l'Unione Inquilini. E credo che sia questo un obiettivo comune che dobbiamo avere. Ecco, io credo che se noi lavoriamo insieme e portiamo avanti questo progetto, alcuni risultati importanti si possono ottenere. E credo che la prossima volta che ci vedremo probabilmente potremmo portare qualche esempio positivo in più oltre a quelli che abbiamo fino ad oggi. Grazie.